di Madame Crochet, bentornati sul canale. Oggi mi sono messa a fare una collana da abbinare a un paio di pantaloni estivi a fiori di un colore tra a metà strada tra il grigio, il beige e l'azzurro polvere, un colore un po' difficile magari da abbinare. E ho pensato di fare un video perché potrebbe essere un'idea carina da realizzare anche per voi. Allora, vi faccio vedere con cosa la realizziamo. E questo è un tutorial a metà strada tra la creazione di bijou, l'uncinetto e il riciclo creativo, perché utilizzeremo questo per creare la collana, che se l'avete visto è il campione che ho realizzato per creare la bordura che ho inserito per decorare la lanternina. Che ho fatto in un video precedente. Vi metto il link qui nella i col pallino se volete andare a vedere come si fa questa bordura. Questo qui è un semplice campione, ma invece di disfarlo ho deciso di farmi una collana un po' romantica e un po' shabby chic. Sapete che io sono fissata con lo shabby. Questo per dirvi che nell'uncinetto basta avere un po' di creatività, non si butta via nulla. Per esempio, io qualche tempo fa ho fatto un porta orecchini, un espositore per orecchini con dei vecchi sottobicchieri all'uncinetto che avevo in casa, che erano della mia nonna, ed è venuta una cosa veramente carina che ai mercatini tutti guardano e mi chiedono come l'ho fatto. Se volete ve lo faccio vedere e magari riesco a farvi un video anche sulla creazione di quell'oggetto. Bene, adesso andiamo a vedere cosa ci serve per creare la collana. Allora, un campione come questo, che può essere un appunto un inizio di bordura, un piccolo centrino, anche una di quelle mattonelle granny square che magari non avete finito ma avete lasciato lì in un angolo, invece di disfarla o di buttarla potete utilizzarla per fare un bijou. Poi una catenina molto semplice, anche riciclata da un'altra collana che non vi piace più. Un piccolo moschettone e un anellino, dei chiodini per tenere ferme le perle e delle perline a piacere. E naturalmente le pinze per la creazione di bigiotteria. Bene, allora è molto semplice. Per prima cosa io vado semplicemente ad infilare le mie perline nei chiodini. Come voglio, dipende dalle perline che avete, dall'abbinamento di colore che volete fare. E poi cosa faccio? Faccio così, piego un po' il chiodino, taglio l'eccesso e con la pinza, questa pinza così a punte coniche, faccio un anellino in questo modo e faccio così con tutte le perline e i chiodini che ho a disposizione. Poi applico la catenina al campione. Utilizzando gli anelli, aprendo gli anellini oppure utilizzandone due più grandi, oppure semplicemente se non li abbiamo, possiamo cucire l'anellino al campione con un filo dello stesso colore. Dopodiché prendo le perline montate sui chiodini e le metto qui in fondo dove ci sono i pippiolini. In
questo modo, l'infilo così e con la pinza chiudo l'anellino e li metto tutti e quattro. E per finire prendo la misura, esattamente la metà della catena, apro un anellino e posiziono il moschettone. Ecco qui, in modo da poterla aprire se la collana è troppo corta perché passi attraverso la testa. Senza aprirla. Poi possiamo mettere dall'altra parte, nell'altra estremità, un anellino più grande in modo da rendere l'apertura e la chiusura della collana più facile. Comunque, ecco qui, il tutorial è già finito, avete visto, è molto semplice. E questa è la collana. Questa è la nostra collana fatta con un campione che invece di disfare abbiamo riutilizzato in maniera creativa. Ed ecco qui, amici, la nostra carinissima collana terminata. Guardate che carina! Avete visto com'è semplice realizzarla? E sicuramente ce l'avrete solo voi perché è un pezzo unico creato con le vostre mani. Bene, spero che l'idea vi sia piaciuta, se è così regalatemi un mi piace e iscrivetevi al mio canale, mi raccomando. Grazie a tutti, al prossimo video, ciao!